Anche se ha soltanto 38.000 km, il parleggio non si può più utilizzare perché ha superato il limite di età dei 15 anni. Si tratta dell'ambulanza dei volontari di soccorso di Ceresole Reale Noasca. A interessarsi della situazione è il consigliere regionale Stefania Bazzella. Sono qui per sostenere i volontari e mi sono fatta portavoce, sono portavoce delle istanze che loro hanno comunque comunicato non solo al Consiglio regionale, ma anche a tutti i sindaci del territorio, alla città metropolitana, anche alle fondazioni bancarie, alle imprese del territorio. Io lascerei la parola al presidente dell'associazione, così vi spiega qual è il problema, l'oggetto della contestazione di oggi e questa ambulanza che vedete alle mie spalle. È un'ambulanza, come potete vedere, leggere dal cartello fuori servizio, perché ha raggiunto il limite dei 15 anni di età e secondo una delibera regionale, la numero 45 del 2007, questa delibera prevede che le autoambulanze che hanno raggiunto il limite dei 15 anni non possono più svolgere l'attività del trasporto degli infermi e dei feriti, proprio perché ha raggiunto il limite d'età di 15 anni che è previsto da questa delibera regionale. Però c'è un problema, che questa ambulanza ha percorso soltanto 38.000 km, quindi il chilometraggio effettivo è veramente limitato. Io mi sono fatta portavoce della loro istanza, della loro richiesta, presentando in Consiglio regionale un'interrogazione all'assessore, il quale mi ha risposto che il limite non può essere superato. Io non condivido la risposta dell'assessore, non mi arrendo. Allora ho presentato un ordine del giorno che sono in attesa di discutere. Non vengono a loro volta aiutati e sostenuti, di conseguenza non possono prestare assistenza come vorrebbero e come dovrebbero. Quindi restiamo in attesa di sapere, spero, il mio auspicio è che il Consiglio regionale e la Giunta regionale approvino, votino all'unanimità o a maggioranza il mio ordine del giorno. In attesa della discussione e anche considerando i tempi lunghi della burocrazia, io voglio rivolgere un accorato appello a tutte le imprese del territorio e alle fondazioni bancarie affinché possano tenere in considerazione e dare l'opportunità a questi volontari di continuare a svolgere il loro servizio. Magari con la donazione di una nuova ambulanza. Quindi spero che le fondazioni bancarie possano accogliere il mio appello di aiutare i volontari a continuare a prestare servizio nei loro territori. A rimarcare la necessità del mezzo è lo stesso presidente dell'Associazione Volontari del Soccorso di Ceresole Reale Noasca, Graziano Belanzon. Chiedo qui la possibilità di poter usufruire di questo mezzo o che ci date un altro mezzo che possiamo continuare il nostro servizio in Alta Val d'Orcia, visto che i due comuni sono stati dotati di due mezzi da quando ci siamo istituiti nel 96, abbiamo due ambulanze, una Ceresole e una Noasca, che servono tutte e due sia per l'emergenza. Noi abbiamo sempre fatto anche emergenze con la seconda ambulanza, che sono attrezzate tutte e due allo stesso modo. Invece vi ritrovate ad avere Adesso solo ci ritroviamo più un'ambulanza. solo con mezzo solo e quindi i servizi vengono ridotti. Se siamo in una parte non possiamo svolgere un altro servizio. Ci è capitato l'anno scorso di uscire con il soccorso e avere due servizi nel tempo, nella giornata di mezz'ora. Quindi siamo riusciti a trovare due equipaggi e dare servizio a queste persone.